andiamo a preparare. Coda di rospo. Gli ingredienti sono coda di rospo, lardo toscano, scime d'arrabbiata e burratina. Ok, andiamo a vedere come fare questo piatto. Allora, la coda di rospo ce la siamo fatta bocconcini. Con i cassetti che sentite il mio cane. Allora, abbiamo fatto a bocconcini e la avvolgiamo in due fette di lardo, perché una sarebbe troppo sottile, e non la andiamo a stringere, altrimenti poi in cottura si spaccherebbe. Ok, quindi facciamo questa operazione anche per gli altri due bocconcini. Nel frattempo abbiamo messo un pentolino con l'acqua calda dove sbollentiamo le cimette di rapa, e poi andiamo a immergere subito in acqua fredda e poi le ripassiamo in padella. Adesso io finisco di fare questa operazione per gli altri due pezzi e poi proseguiamo la ricetta a frappè. Eccoci qua, allora l'acqua è calda, stavo vedendo, andiamoci a sbollentare le nostre scimette, ma proprio pochi minuti, e poi le andiamo a passare l'acqua fredda, così cambiamo la cottura. E dopo abbiamo fatto questa operazione, li asciughiamo, cominciamo a cuocere. Che spettacolo, eh? I nostri broccoletti hanno sbollentato, li togliamo, prendiamo e li buttiamo direttamente in acqua fredda. E voilà. Facciamo freddare, poi li asciughiamo, ci serviranno col condimento, e adesso se li facciamo andiamo a preparare la nostra coda di rospo, no? Eccoci qua, accendiamo sotto al fuoco basso. Ad adagiare sopra, comunque andiamo a cuocere questo splendido involtino, mentre la nostra coda di rospo cuoce andiamo ad asciugare i broccoletti. Ci vediamo tra poco. Sentite un po' come suona qui la nostra coda di rospo. Facciamo girare davanti dall'altro lato. Eccoci qua, eccoci qua. Vedete come sta cuocendo, già sta cambiando colore, la trasparenza sta diventando bianca. Tanto ho tamponato le foglie di cime di rapa, che poi andremo a ripassare qui, dove hanno cotto, dove ha cotto la coda di rospo, e questo sta bruscando tutto in grassetto. Ci vediamo a fine cottura, controllatela, tiratela fino a vedere quando la carne è bianca bianca. Sentite? Buono, ecco la nostra coda di rospo è pronta, ce la togliamo. Qua c'è tutto questo pezzetto che è lasciato il nostro lardo, e facciamo andiamo a ripassare i nostri broccoletti. Vedete, vedete che qualcuno direbbe che hanno mantenuto lasciandoli subito in acqua fredda. Ragazzi, è tutto pronto, eh? Io vado a impiattare, a tra poco. Eccoci qua, allora andiamo a impiattare. Allora, in un piatto facciamo tre bocconcini, quindi facciamo tre pezzetti di burrata, così, poi
prendiamo la nostra coda di rospo così, e poi ci andiamo a prendere il nostro broccoletto. Che ne dite? Che adagiamo sopra così, brucia, ma non importa. Ecco qua. E voilà. Ci mettiamo anche qua. A posto. Questo è il nostro piatto. Burrata, coda di rospo avvolto nell'ardo toscano con broccoletti. Ora andiamo a assaggiare però.